L'avete mai letto quel diavolaccio di Chekhov? Chekhov, uno dei più grandi geni del decadentismo, fine 800, inizio 900, uomo capace di narrare, rappresentare, ma anche presentire, prevedere le trasformazioni della sua epoca, della società russa, dove l'aristocrazia pian piano muore, svanisce, viene sempre più ribaltata, mandata a gambe all'aria da nuove classi, prima la borghesia e di lì a 20 anni dal proletariato, dalla rivoluzione socialista. Ecco, Chekhov ha questo genio, questa sensibilità, questo tatto nel raccontare sempre storie di decadenza, cose che vengono smantellate, soldi che finiscono, gente che muore, gente che si ammazza, ma condite da altissimi, enormi slanci, grandi ideali, frustrati dalla realtà in perenne decadimento, eppure sempre vivi, sempre attivi, rivolti a un qualche futuro glorioso, o comunque umanamente più accettabile, eh? Grazie, Chekhov. Ho letto, ho finito pochi giorni fa, questa raccolta di racconti, io ho letto 4-5 sue opere teatrali e adesso questa raccolta di racconti, ne ha scritti tantissimi, questi sono solo una minima parte, però ne ho trovato tra tutti quanti uno che, oltre ad essermi piaciuto molto, ma questo varrebbe per quasi tutti, mi ha tanto colpito perché risuona, riecheggia, tocca delle tematiche che non solo mi sono molto care, ma che tocco spesso sul canale, che se mi seguite conoscete anche voi, ormai mi avete sentito dire. Quindi ripetiamoci, ma ripetiamoci con le parole di un altro, con le parole di un genio. Ripetiamoci approfondendo, ripetiamoci perché ripetere non è mai rimanere dove si è, ma andare un po' più a fondo. Cosa sono i mantra, i rosari e le preghiere se non una ripetizione che non è morta, che non è sterile, non è meccanica, o meglio non dovrebbe esserlo, ma cerca proprio con l'ossessiva reiterazione di arrivare alla profondità. Bene, io forse parlerò di 4 argomenti in croce sul mio canale, in tutti i video che faccio, anni e anni, ma alla fine è perché cerco ogni volta una nuova sfumatura, un nuovo livello di dettaglio, un nuovo sguardo su queste tematiche. E beh, eccone qua uno. Praticamente il racconto grande, diciamo, perché è una storia dentro una storia, il racconto grande si racconta l'uva spina, ma in realtà è il titolo del racconto piccolo. Il racconto grande, diciamo la cornice narrativa, parla di due uomini che sono in giro a fare una passeggiata, due amici, vengono colti da un temporale, entrano, corrono alla cascina, alla casa di un loro conoscente lì vicino, si lavano, si mettono a mangiare con lui e uno di loro racconta agli altri due, all'amico e all'ospite, una storia. Che è quella che ci interessa. Quindi, leggiamo, farò pochissime interruzioni e poi discuteremo alla fine, direi, a meno che leggendo io non sappia trattenermi, ma spero di riuscire a darvi soltanto una lettura. Magari mettiamo anche un po' di musica e vediamo se sono capace. Eravamo due fratelli, io, Ivan Ivanich, e un altro, Nikolaj Ivanich, di un paio d'anni più giovane di me. Io seguii la carriera degli studi, divenni veterinario, ma Nikolaj, fin dai 19 anni, era all'intendenza di finanza. Nostro padre, Cimciaghidi Malajski, scusate la pronuncia, veniva dai cantonisti, ma raggiunto il grado di ufficiale ci aveva lasciato il titolo nobiliare ereditario e un poderetto. Dopo la sua morte, il poderetto ci fu portato via per debiti, ma comunque fosse, l'infanzia noi la passammo in campagna e in libertà. Eravamo proprio come figli di contadini, trascorrevamo giornate e notti nei campi, nei boschi, guardavamo i cavalli, scortecciavamo il tiglio, pescavamo e così via discorrendo. Ma voi lo sapete, chi almeno una volta in vita sua ha preso la percaghiozza, o ha veduto d'autunno i tordi di passo, quando essi nelle limpide fresche giornate volano a stormi sopra la campagna, quello non è fatto più per abitare in città e fino alla morte sarà attirato verso la libertà. Subito i temi di Chekhov, la campagna contro la città, la malinconia dell'infanzia, la libertà, subito, immediatamente, in queste poche righe. Mio fratello languiva all'intendenza di finanza. Gli anni passavano ed egli stava sempre seduto allo stesso posto, scriveva sempre le stesse carte e pensava sempre a una sola e medesima cosa. Come fuggire in campagna. E in lui, questa nostalgia, a poco mise capo a un desiderio ben definito, il sogno di comprarsi una casettina di campagna in qualche sito sulla riva d'un fiume o di un lago.
Egli era una persona buona e mite, io gli volevo bene, ma quel desiderio di chiudersi per tutta la vita in una propria casa di campagna non l'avevo mai approvato. Usa dire che all'uomo occorrono soltanto 3 arscini di terra. Sì, già, ma 3 arscini occorrono a un cadavere, non a un uomo. È una citazione, praticamente in un racconto di Tolstoi si parla di un uomo estremamente ambizioso che voleva, desiderava, accumulava, possedeva, espandeva i propri beni, i propri territori, terreni su terreni, per poi alla fine morire e come tutti quanti stare nelle dimensioni di una bara, 2 metri per 1. È tutto qua. Anche Tolstoi è abbastanza greve in queste riflessioni sulla inutilità, sulla futilità dei nostri sogni, delle nostre ambizioni. E ora, si dice pure che se i nostri intellettuali gravitano verso la terra e aspirano alle case di campagna, ciò è bene. Ma queste case di campagna sono pur sempre come 3 arscini di terra. Ritirarsi dalla città, dalla lotta, dal rumore quotidiano, ritirarsi e nascondersi in una propria casa di campagna, questa non è vita. È egoismo, è pigrizia, è un monachismo d'un genere a sé, ma un monachismo senza nulla di eroico. All'uomo occorrono non 3 arscini di terra, non una casa di campagna, ma tutto il globo terrestre, tutta la natura, dove egli possa in vasto spazio dar prova di tutte le qualità e peculiarità del suo libero spirito. Ecco, questo spesso accade nei personaggi di Chekhov, che hanno un'ambizione a uscire, a scappare di casa, a vedere il mondo, a viaggiare, a girare, e 3 volte su 10, dopo aver girato, fatto esperienze, e scoperto il mondo e la vita, tornano a casa delusi. Mio fratello Nikolai, standosene nel suo ufficio, sognava di poter mangiare la sua propria minestra di cavoli, da cui si sarebbe diffuso per tutto il cortile un così gustoso odore, di mangiare sull'erbetta verde, di dormire al solicello, di starsene seduto per ore intere fuori dal portone su una panca a contemplare i campi e il bosco. I libri di economia rurale e quei consigli d'ogni sorta che ci sono negli almanacchi costituivano la sua gioia, il suo prediletto cibo spirituale. Amava leggere anche i giornali, ma vi leggeva soltanto gli avvisi in cui era scritto che si vendevano tante dessiatine di terra, un'altra unità di misura, di terra arata e di prati, con casa di campagna, fiume, giardino, mulino e laghetti con acqua corrente. E nella testa gli si dipingevano i viottoli del giardino, i fiori, i frutti, le casette per gli stornelli, i coracini nei laghetti e, sapete, ogni sorta di cose del genere. Questi quadri immaginari erano differenti secondo gli avvisi che gli capitavano sotto gli occhi, ma chissà perché in ciascuno di essi entrava immancabilmente l'uva spina. Non era capace di immaginarsi nessuna casa di campagna, nessun cantuccio poetico senza che ci fosse l'uva spina. «La vita di campagna ha le sue comodità», soleva dire. «Stai seduto sul balcone, prendi il tè e nel laghetto nuotano le tue anatrelle, si sente un così buon odore e l'uva spina viene su». Egli tracciava la pianta della sua proprietà e ogni volta nella sua pianta veniva a esserci la stessa cosa. La villa, il rustico, l'orto, l'uva spina. Egli viveva tirchiamente, non si toglieva la fame né la sete, vestiva Dio sa come, quasi fosse un mendicante, e tutto accumulava e depositava alla banca. Era tremendamente spilorcio. A me faceva male guardarlo e qualche cosuccia gli davo o mandavo alle feste, ma egli metteva da parte anche questo. Quando un uomo si è fissato su un'idea, con lui non c'è più niente da fare. L'ossessione, altro tema di Chekhov. Passavano gli anni. Era stato trasferito in un'altra provincia, aveva già sui 40 anni, sonati ormai, ma leggeva ancora sempre gli avvisi dei giornali e metteva da parte. Poi sento dire che si è ammogliato. Sempre con quello stesso scopo di comprarsi una casa di campagna con l'uva spina, aveva sposato una vecchia e brutta vedova senza sentire nulla per lei, solo perché aveva dei quattrini. E anche con lei viveva tirchiamente, la teneva a stecchetto e i quattrini di lei le depositava alla banca a proprio nome. Essa prima era stata moglie di un mastro di posta e in casa sua si era abituata agli sformati e ai rosoli. Invece in casa del secondo marito non vedeva a sufficienza neanche il pane nero. Per effetto di una simile vita cominciò a deperire e di lì a 3 anni rese l'anima a Dio. E certamente mio fratello non pensò nemmeno per un istante di avere colpa della sua morte. I denari come la vodka fanno dell'uomo uno strambo. Nella nostra città un mercante era moribondo.
Prima di morire si fece servire un piatto di miele e divorò col miele tutti i suoi biglietti di banca e i suoi buoni a premio perché non toccassero a nessuno. Un giorno a una stazione visitavo delle mandre. In quel momento un sensale finì sotto una locomotiva che gli mozzò una gamba. Noi lo portiamo nella sala d'aspetto, il sangue gli spiccia. È una cosa terribile, lui continua a pregare che gli si cerchi la gamba e non fa che inquietarsi. Nello stivale della gamba mozzata c'erano 20 rubli, perché non andassero perduti. Questa parentesi sull'ossessione matta del denaro contro i propri interessi, contro la propria stessa esistenza, la vita, eh? Dopo la morte della moglie, mio fratello cominciò ad adocchiare una proprietà. Naturalmente, anche se la adocchi per 5 anni, alla fin fine sbaglierai e non comprerai affatto quel che sognavi. Mio fratello Nicolai, per mezzo di un mediatore, comprò, rilevando nel passivo, 110 dessiatine, con la casa padronale, col rustico, con un parco, ma senza frutteto, né uva spina, né laghetti con le anatrelle. C'era un fiume, ma la sua acqua aveva il colore del caffè, perché da un lato della proprietà c'era una fabbrica di mattoni e dall'altra un crematoio. Ma il mio Nicolai Ivanic poco se ne crociava. Egli fece venire 20 arbusti di uva spina, li piantò e prese a vivere da possidente. L'anno scorso andai a trovarlo. Andrò, pensavo, a vedere che si fa laggiù. Nelle sue lettere mio fratello così chiamava la sua proprietà: Landa di Ciumbarclo, alias Ghimalaiskoye. Giunsi all'alias Ghimalaiskoye dopo il mezzogiorno. Faceva caldo, dappertutto fossi, stecconati, siepi, abeti piantati a filari e non si sapeva come passare attraverso il cortile dove mettere il cavallo. Vado verso la casa e mi viene incontro un cane rossiccio, grasso, simile a un maiale. Vorrebbe abbaiare, ma per pigrizia non lo fa. Che immagine devastante il cane, che è troppo pigro persino per abbaiare. Dalla cucina uscì la cuoca, scalza, grassa, anche lei simile a un maiale, e disse che il padrone si riposava dopo il pranzo. Entro da mio fratello e lui è seduto sul letto, con una coperta sulle ginocchia. È invecchiato, è ingrassato, afflosciato. Le gote, il naso e le labbra gli sporgono in avanti. Per chi stia per grognire nella coperta. Ci abbracciammo e versammo qualche lacrima per la gioia e per il malinconico pensiero che un tempo eravamo stati giovani e ora eravamo tutti e due bianchi ed era tempo di morire. Il tempo che passa nel gabbiano, in Ziovania, alla vecchiaia, il giardino di ciliegi. Egli si vestì e mi condusse a vedere la sua proprietà. «Beh, come te la passi qui?» domandai. «Non c'è male, grazie a Dio, me la passo bene». Non era più il timido poveraccio di impiegato d'una volta, ma un vero possidente, un signore. Già si era acclimatato lì, si era abituato e ci aveva preso gusto. Mangiava molto, si lavava nel bagno, ingrassava, aveva già litigato con la società dei contadini e con le due fabbriche e si offendeva molto quando i contadini non lo chiamavano «vostra alta nobiltà». Anche dell'anima sua si dava pensiero con gravità, da signore, e le buone azioni le compiva non semplicemente, ma con aria di importanza. Ma quali buone azioni? Curava tutte le malattie dei contadini col bicarbonato e l'olio di ricino, e il giorno del suo onomastico faceva officiare in mezzo al villaggio un Te Deum di ringraziamento, e poi offriva un mezzo secchio di acquavite, pensando che così fosse necessario fare. Anche qui il povero arricchito che cerca la vita agiata, la vita crassa, ma è un'imitazione, è un po' una ridicola pagliacciata, non sa cosa fare. Ah, quell'orribile mezzo secchio. Oggi il grasso proprietario trascina i contadini davanti al capo dello Zemstvo, che è l'amministrazione locale, per danneggiamenti, e domani, in un giorno solenne, offre loro il mezzo secchio. Ed essi bevono e gridano «Urrà!» e ubriachi gli si inchinano fino a terra. Un cambiamento in meglio della vita, la sazietà, l'ozio fomentano nel russo la presunzione più sfacciata. Nicolai Ivanic, che un tempo all'intendenza di finanza temeva di avere delle opinioni proprie perfino in cuor suo, ora non diceva altro che verità. E con un tono come se fosse un ministro. L'istruzione è necessaria, ma per il popolo è prematura. Le punizioni corporali in genere sono dannose, ma in certi casi sono utili e insostituibili. «Io conosco il popolo e sa trattare con lui», diceva. «Il popolo mi vuol bene, basta soltanto che io muova un dito e il popolo farà per me tutto ciò che vorrò». E tutto questo, notate, veniva detto con un intelligente e buon sorriso. Una ventina di volte egli ripeté
noi nobili, io, come nobile, evidentemente non ricordava più che nostro nonno era stato un contadino e nostro padre un soldato semplice. Perfino il nostro cognome, Kimsha Gimalaisky, in fondo assurdo, adesso gli sembrava sonoro, aristocratico e piacevolissimo. Non di lui si tratta, però, ma di me stesso. Io vi voglio raccontare a quale mutamento avvenne in me in quelle poche ore che passai nella sua casa in campagna. La sera, mentre prendevamo il tè, la cuoca servì in tavola un piatto colmo di uva spina. Non era uva spina comprata, ma la sua propria, raccolta per la prima volta da quando erano stati piantati gli arbusti. Nikolaj Ivanic si mise a ridere e per un minuto guardò l'uva spina in silenzio, con le lacrime agli occhi. Egli non poteva parlare dall'agitazione. Poi se ne pose in bocca un chicco, mi guardò con l'aria trionfante di un bambino che ha infine ricevuto il suo giocattolo preferito e disse: «Com'è gustosa!» E la mangiava con avidità e ripeteva sempre: «Ah, com'è gustosa, com'è gustosa! Assaggia!» Era coriacea e acida, ma come ha detto Pushkin, più delle oscure verità ci è caro l'inganno che ci esalta. Questo è un tema di fortemente leopardiano. Leopardi dice: non è tanto la gioia reale, l'effettivo successo e soddisfazione, ma l'illusione, la speranza che veramente ci rende felici. Questo è il massimo che abbiamo. Io vedevo un uomo felice, il cui intimo sogno si era avverato in modo così evidente che aveva raggiunto lo scopo della vita, aveva ottenuto quel che aveva sempre voluto. Che era contento della sua sorte e di se stesso. Ai miei pensieri sulla felicità umana si era sempre mescolato, chissà perché, qualcosa di malinconico. Ma ora, alla vista di un uomo felice, si impossessò di me un sentimento penoso, vicino alla disperazione. Particolarmente penosa fu la notte. Mi avevano preparato il letto nella stanza attigua, alla camera di mio fratello, e io potei sentire che egli non dormiva, che si alzava e poi si accostava al piatto dell'uva spina e ne prendeva ogni volta un chicco. Io riflettevo: quante persone soddisfatte, felici ci sono in realtà. Che forza soverchiante è mai quella? Date uno sguardo a questa nostra vita. Sfrontatezza e oziosità nei potenti, ignoranza e somiglianza alle bestie nei deboli. Tutto intorno una povertà incredibile, strettezza di spazio, degenerazione, ubriachezza, ipocrisia, menzogne. Eppure, in tutte le case e per le vie c'è silenzio e calma. Su 50.000 che vivono in città, non uno che levi un grido, che si sdegni ad alta voce. Noi vediamo quelli che vanno al mercato a far la spesa e di giorno mangiano e la notte dormono. Quelli che dicono le loro scempiaggini, si sposano, invecchiano e portano placidamente al cimitero i loro defunti. Ma non vediamo e non sentiamo coloro che soffrono. E quel che nella vita c'è di terribile si svolge chissà dove, dietro le quinte. Tutto è quieto, tranquillo, e protestano soltanto le mute statistiche. Tanti impazziti, tante secchie di vodka bevute, tanti bambini morti per denutrizione. E un tale ordine, evidentemente, è necessario. Evidentemente l'uomo felice si sente bene solo perché i disgraziati portano il loro fardello in silenzio. E senza questo silenzio la felicità sarebbe impossibile. È un'ipnosi generale. Bisognerebbe che dietro la porta di ogni persona contenta e felice stesse qualcuno con un martelletto a ricordare di continuo, picchiando, che ci sono i disgraziati, che per quanto egli sia felice, la vita presto o tardi gli mostrerà i suoi artigli e si abbatterà su di lui la sventura, la malattia, la povertà, i lutti, e nessuno lo vedrà o lo sentirà, come egli adesso non vede e non sente gli altri. Ma l'uomo col martelletto non c'è. Chi è felice vive a sé e i minuti sopraccapi quotidiani lo agitano lievemente, come il vento fa con la tremula, e tutto va a seconda. Accidenti, è incredibile questo racconto, è la terza volta che lo rileggo, mi mette i brividi. È l'uva spina. Quante persone sono felici, hanno un grande sogno, ne raggiungono un decimo malandato e stortignacolo e si accontentano e si reputano soddisfatte perché sotto sotto sanno che di meglio non c'è.
E una volta che sono soddisfatte, si chiudono dentro la loro pia illusione, al loro pio inganno di stabilità e gioia. L'uva spina, acida e coriacea, però è l'uva spina, finalmente ce l'hai. E smettono di sentire e vedere la povertà, la miseria, il dolore degli altri, i lutti. E servirebbe un uomo con il martelletto, dietro la porta, che picchiasse sul muro, per ricordarci il dolore che c'è nel mondo, che c'è attorno a noi. Ma quell'uomo col martelletto non esiste, e ognuno continua a farsi allegramente i fatti suoi. È incredibile. E quindi noi dobbiamo chiederci, possiamo risolvere questo? Questa esigenza egoistica di felicità, perlomeno di serenità, di ricavarsi la propria bolla, la propria nicchia di serenità per poter tagliare fuori il mondo. Il che ci rende tipicamente isolazionisti, diffidenti verso l'estraneo, diffidenti verso tutte le novità, diffidenti verso chi ci chiede uno sforzo, un sacrificio per aiutare gli altri. No, basta, basta, ho faticato abbastanza per costruirmi la mia bolla, la mia casa, la mia famiglia, il mio lavoro, basta. Io non ne voglio più sapere degli altri, sai, ho sofferto anch'io. Adesso finalmente ho raggiunto il mio equilibrio e non voglio più che il soffrire degli altri me lo intacchi, non voglio occuparmi più di sofferenza. Ho già avuto la mia, l'ho superata, l'ho chiusa fuori da queste quattro pareti e di quella degli altri non mi interessa più niente. Che la gente stia male, non lo voglio sapere. Se qualcuno può star male, se qualcuno ha il diritto di star male, quello sono io. Ora basta. Datemi ciò che mi spetta, datemi i miei privilegi che me li sono sudati. E che questi stessi privilegi non ce li abbiano quasi tutti gli altri, ormai non mi importa più. Ho faticato abbastanza, ho penato abbastanza. Si diventa arroganti quando si è felici. Felici in questo modo, felici in questo modo chiuso, egoistico. Miope, ottuso, volontariamente ottuso alla complessità della vita e della realtà. Ma la vita, la realtà, ci presenteranno il conto. Prima o poi arriverà il manrovescio della sorte, la disgrazia. Solo che quando si è in disgrazia si pensa alla propria di disgrazia, e proprio quando si sta male, giustamente, si riesce a pensare solo a se stessi, si diventa famelici di conforto, di cure, di attenzioni, di rimedi, di medicine affettive, personali, chimiche, economiche. Quando si sta male è naturale diventare egoisti. Per questo non possiamo permetterci di essere egoisti anche quando stiamo bene. E senza averlo annunciato prima, questo video è la seconda parte, il prosieguo di quello scorso, in cui parlavo di questa donna che ha subito in famiglia una vicenda tremenda di abuso, di stupro, le hanno quasi ammazzato la figlia, ed è diventata egoista, cattiva, rancorosa, si è spostata politicamente a desiderare il male dei crudeli, dei cattivi, che vanno puniti, che vanno chiusi, che vanno repressi. Come se poi non diventassero più cattivi, in realtà, a trattarli così. Ecco, questo succede quando si sta male. Ma Chekhov ci dice, va forse persino peggio quando si sta bene. Quando finalmente si sta bene, si diventa altrettanto egoisti, e noi non possiamo permettercelo. Io nel mio piccolo, con il canale, tutti voi, i giornali, chi si occupa di attivismo politico, di informazione, chi lo fa con rette intenzioni e con sincera passione, sta cercando di essere l'uomo col martelletto, che ricordi alla persona benestante che ci sono i poveri, all'Occidente ricco e capitalista che ci sono l'Africa, l'Asia, il Sud America in miseria, che a noi benestanti, che a noi persone bianche, etero, cis, a noi persone che abbiamo questa fortuna, ci ricordano quanto possiamo fare per gli altri. Siamo questo martelletto. Ce n'è un enorme, tragico bisogno.